Non mi hanno convinto. Come sarebbe a dire il quarto marito? Signore, chi siete? Cosa volete? Ma voi piuttosto cosa volete? Siete... chi siete? Ma finitela. Cosa volete? Ma insomma, la volete finire? Ma insomma, che cos'è questa confusione? E cosa volete, allora è una mia compagnia. Io per un rapido mi aspettate un momento, vado a prendere i bastoni. Due o tre di mariti. Sì. E la mia io mi nascondo sotto il latte. Prendi! Prendi! Io me ne sbaglio. Tu prendi delinquente! Può essere scrutato, imbecille! E ora voglio una spiegazione, così la storia del terzo, del quarto, del quinto marito. Insomma, c'è una svendita di marito in questa casa. Ma ti prego, Eugenio, non arrabbiate, adesso viene il professore e ti spiegherà tutto. Professore? Sì, un momento. Prima mi facevo male solo avanzo, ora mi fa male pure la capo. Mamma mia, mi hanno fatto la capo patana patana. Professore, vi prego, ditemi cos'è la faccenda del terzo marito. Ecco, adesso vi spiego, signore Eugenio. Durante la vostra assenza è venuto ad abitare di fronte al vostro appartamento quello studente che poc'anzi avete cacciato via a forza di botte. Sapete, questo studente si era messo in testa di sposare vostra moglie. Allora le aveva mandato un biglietto col quale gli faceva sapere che veniva oggi a fare la dichiarazione. Vostra moglie non ha colpa, credetemi, perché aveva pregato prima Pulcinella di fare le vostre luci. E ma Pulcinella, lo sapete, quello è mezzo scemo. E tu sei tutta scema. Non c'è riuscito. Poi ha pregato me, ma io vengo rumore. Le pazze che non capisco. Infine siete arrivati voi ed avete chiarito tutto col bastone. Oh, mogliettina cara, scusami se ho dubitato di te. Ma ti prego, Eugenio. Oh, ragazzi, andiamo a mangiare perché è tardi. Un momento, ora te la porcatella. Siete rubata la porcatella. Dammo un bastone, padrone, dammo un bastone. Padrona. Cosa vuoi? E pigliate tu la purga da lì dentro. Ma che me ne facevo della tua purga? Padrone, stai fermo col bastone. E pigliate tu la purga da lì dentro. Ma se sono arrivato proprio adesso. Sono arrivati i parrucchini, eh? Professore! Stai fermo. Tu mi rai in capo. E che non mi fa male la panza? Non stai fermo col bastone. E pigliate tu a purga a cadigna. E costumare i panci mi prendevo la purga. La purga. Che sta scappando? Vattene lì dietro. No, dico la purga. Ma dentro c'è una purga. C'è una purgatella. Che purga c'era? Un chilo e mezzo di sale inglese. Mamma mia! Chiamate i bombieri! Ecco che era un malevanza! La purga mi ha giubilato io! Cucinella, ti pago io la purga, ti darò 3 kg di sale inglese. Che bellezza! Allora scusi, si dà giurato con mazzate più, eh? Mamma mia, prima tenevo solo male ranzo, ma tengo pure male capo. Mamma mia! Ragazzi, adesso andiamo tutti a tavola, ci verrete anche voi, professore! No, voi andate a tavola, io vado in un altro posto, ne doveva! Ma che strano il professore! Pulcinella, si va a tavola, sei contento! Quando si va a tavola sono sempre contento, ma lo sarei ancora di più se avessi il perdono ed un applauso da tutti questi simpaticissimi signori! Attenzione, lo spettacolo è terminato, non andate via, facciamo subito il sorteggio!